Dopo oltre 21 anni, Licata e Messina tornano ad affrontarsi al Dino Liotta. Nell'ultimo precedente giocato in questo campo, il Messina rimediò una sonora sconfitta per 4-2. Parte subito bene la squadra giallorossa con Cocuzza, che ha una chance che non riesce a sfruttare. Difesa del Licata ancora in bambola, qui Corona non c'entra lo specchio della porta da buona posizione. E al quinto minuto arriva anche il tiro di Lonardo, che non inquadra però lo specchio della porta. Al primo affondo il Licata trova il calcio di rigore, contatto sospetto tra Criaco e Tiscione. L'arbitro decreta il penalty che Cirillo trasforma, nonostante Rossi Pontello intuisca la direzione del tiro dell'attaccante del Licata. Rabbiosa la reazione del Messina, che prova con Coppola, sinistro ciabattato che termina di poco a lato. Poi al 31esimo minuto la squadra giallorossa trova il gol del pari. Ottima nell'occasione il lavoro sulla fascia di Lo Piccolo, oggi sostituto di Caldarella. Palla in mezzo per Cocuzza, che insacca il gol dell'1-1. Fanno festa i tanti tifosi del Messina al seguito della squadra. La ripresa è tutta di marca peloritana. Al secondo minuto il tiro di Lonardo, salvataggio in calcio d'angolo di Zummo. Poi al 17esimo clamorosa traversa colpita da Mento, primo legno di giornata per il Messina. Ancora la squadra di Alessandro Bertoni, ci prova con Cocuzza, ancora un nuovo salvataggio in calcio d'angolo di Zummo. Poi Corona scatta sul filo del fuorigioco, entra in area, la conclusione viene toccata dal portiere, palla che pizzica anche la traversa. Secondo legno quindi per il Messina, Cocuzza scatenato, entra in area, conclusione a botta sicura di Dalterio. C'è il salvataggio di un difensore del Licata. Poi la squadra di Infantino prova a spezzare così l'assedio giallorosso con la conclusione alta di Cirillo di testa. Ancora Messina sul finale con Corona grande protagonista. Praticamente si libera dell'intera difesa, poi calcia a botta sicura, ancora una volta il portiere del Licata gli dice no. Poi al 44esimo c'è il terzo legno di giornata, clamoroso palo colpito di testa. E il Messina non è neanche fortunato, proprio nei minuti di recupero Dalterio rimedia il secondo cartellino giallo di giornata e viene espulso dal signor Amoroso Di Paola. Salterà il match con il Cosenza al pari di Koulibaly, convocato nella nazionale della Costa d'Avorio ed in pieno recupero. Per poco il Licata non beffa il Messina, ci mette una pezza Criaco. Termina 1-1 al Dino Liotta, Messina che ancora una volta si deve accontentare. Il successo in trasferta in casa giallorossa manca dallo scorso 27 febbraio.